10 dicembre 2023, seconda domenica di Avvento, predica di Giovanni Battista, come ha iniziato l'annuncio della buona novella. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, ed egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Inizio della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio, nella prima fase del suo Vangelo. Marco dice, inizio della buona notizia di Gesù Cristo. Al termine del Vangelo, nel momento della morte di Gesù, un soldato romano esclama, veramente quest'uomo era il figlio di Dio. All'inizio e alla fine c'è questo titolo, figlio di Dio. Tra inizio e la fine, lungo le pagine del suo Vangelo, Marco chiarisce come deve essere intesa ed annunziata questa verità centrale della nostra fede. Gesù è il Figlio di Dio. Il seme della buona novella è nascosto nella speranza della gente. Per indicare l'inizio della buona notizia, Marco cita i profeti Malachia ed Isaia. Nei testi di questi due profeti appare la speranza che abitava nei cuori della gente ai tempi di Gesù. La gente sperava che il messaggero annunciato da Malachia venisse a preparare il cammino del Signore. Secondo questo proclamato dal profeta Isaia, che disse: «Voce di colui che grida, preparate il cammino al Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Per Marco, il seme della buona notizia è la speranza suscitata nella gente dalle grandi promesse che Gesù aveva fatto nel passato per mezzo dei due profeti. Finora la speranza della gente è il gancio a cui si afferra la buona notizia di Dio. Per sapere come iniziare l'annuncio della buona novella è importante scoprire la speranza che la gente ha nel cuore. La speranza è l'ultima a morire. Il movimento popolare suscitato da Giovanni Battista fa crescere la speranza della gente. Marco fa come noi facciamo fino ad oggi, ci serve della Bibbia per illuminare i fatti della vita. Giovanni Battista aveva provocato un grande movimento popolare. Tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme andavano all'incontro di Giovanni. Marco si serve dei testi di Malachia e di Isaia per illuminare questo movimento popolare suscitato da Giovanni Battista. Indica che con la venuta di Giovanni Battista la speranza del popolo ha cominciato ad incontrare una risposta, a realizzarsi. Il seme della buona notizia comincia a spuntare e a crescere. Giovanni Battista è il profeta Elia che la gente aspettava. Del profeta Elia si diceva che veniva a preparare il cammino del Messia, riconducendo il cuore dei padri verso i figli ed il cuore dei figli verso i padri. Ossia, speravano che Elia venisse a ricostruire la vita comunitaria. Elia era conosciuto come uomo peloso che portava una cintura di cuoio attorno ai fianchi. Marco dice che Giovanni si vestiva di pelli di cammello. Indicava con chiarezza che Giovanni Battista era venuto a svolgere la missione del profeta Elia. Negli anni 70, epoca in cui Marco scrive, molta gente pensava che Giovanni Battista fosse il Messia. Per aiutarli a discernere, Marco riporta le parole di Giovanni stesso. «Dopo di me viene colui che è più forte di me e di cui non sono degno di sciogliere i sandali. Io ho battezzato con acqua, lui battezzerà con lo Spirito Santo.
Marco ci dice che Giovanni indica il cammino verso Gesù, fa sapere alle comunità che Giovanni non era il Messia, bensì il suo precursore.